I bambini di Taranto vogliono vivere e lo slogan presente su questo cartellone, su questi manifesti che sono stati affissi in tutta Italia da parte appunto di dei genitori, di alcuni genitori di bambini tarantini, proprio per esprimere la loro sofferenza, i loro timori per la situazione ambientale a Taranto, una situazione ambientale che vede tristemente protagonisti i bambini, la cui mortalità per incidenza tumorale ha dei picchi inauditi in tutta Europa e non solo. Sì, soprattutto insopportabili, sono delle veramente delle percentuali che ci lasciano esterrefatti, sì, e quindi a questo punto noi siamo scesi in campo, se possiamo dire così, cercando di svegliare un po' le coscienze di quelli che dovrebbero decidere, che decidono di solito, ma decidono sempre male, sempre per interessi di parte, mai con l'occhio rivolto a quelle persone più indifese che sono i bambini. Anche perché qui ci par di capire, è proprio così, la produzione, le finalità di produzione industriale nell'ottica delle strategie di economia nazionale vanno a schiacciare, a calpestare il diritto alla vita, il diritto alla salute. Sì, non solo il diritto alla vita e alla salute, laddove c'è un'industria che uccide, ma che tra l'altro è fallimentare, non ha più motivo di esistere perché la produzione è in calo, è un'industria che perde circa 2 milioni di euro al giorno, e a questo punto non si capisce perché questo accanimento da parte delle istituzioni nazionali verso una popolazione che potrebbe avere uno sviluppo sicuramente differente, atto al riconoscimento della propria storia, attraverso la propria storia per lo sviluppo del turismo. E a questo proposito abbiamo l'ultima beffa, l'ultimo schiaffo, l'ultimo decreto assassino, il decimo decreto Salva Ilva, che addirittura prevede l'impunità, cosa inaudita, e proroga, fa slittare ad infinitum i termini di applicazione dell'AIA. Direi che al peggio non c'è mai fine, questo decimo decreto lo dimostra ampiamente, è un decreto che veramente cerca di seppellire una città, una provincia e tutti i suoi abitanti sotto una coltre di polvere velenosa senza alcuna utilità. Quindi a questo punto noi come genitori tarantini ci sentiamo di dover difendere i bambini, anche dalla dichiarazione che lo stesso Renzi venne a fare a Taranto dicendo che lo aspettiamo il 29. Certo, venne a Taranto a dire che ai bambini di Taranto ci avrebbe pensato lui. Se questo è il suo modo di pensare ai bambini di Taranto, penso che dovrebbe interessarsi più dei bambini di Firenze che a quelli di Taranto. A quelli di Taranto ci pensiamo noi.